sei emozionato? 20 anni? No, ma ti danno 20 anni, se non sei emozionato quando ti danno 20 anni, abbi pazienza. Ti danno 20 anni, che scappo. Per aver partecipato attivamente all'attività di Alexandre, minimo 20 anni. Minimo 20 anni, quindi è giusto il premio. Sì, adesso non ci fanno parlare, dopo 20 anni, come il discorso così. Va bene, auguri. E di messa in rete delle sensibilità e delle opinioni dei cittadini sandonatesi e di tutto il sud di Milano, per aver creato, unica nel suo genere, antesignana di Facebook e dei moderni social network, la rete civica, un ambiente telematico che promuove e favorisce la comunicazione, la cooperazione, lo scambio e l'erogazione di servizi fra i cittadini e tutti i soggetti pubblici e privati che costituiscono la comunità sandonatese. Rexando non rappresenta un generico sito internet, ma ha come riferimento un ben definito ambito territoriale, quello sandonatese, per aver realizzato iniziative culturali, dibattiti e confronti pubblici su avvenimenti amministrativi e sociali di attualità del nostro territorio. Dopo 20 anni avevo scritto un libro, no, per questa cosa, ma il sindaco non ha voluto, allora mi sono preparato questo discorso che vi leggo perché sono solamente 2 minuti rispetto ai 2:30. Ringrazio a nome di Alexandro, della redazione giornalistica e del Dipartimento Vicipolitana, il comitato per l'assegnazione dei pubblici riconoscimenti, ma soprattutto i cittadini e i consiglieri comunali che hanno proposto la nostra candidatura per il conferimento della benevolenza civica. Da 20 anni portiamo avanti il nostro impegno con quotidianità, trasparenza e senza nessuna censura per diffondere le notizie e lo scambio di conoscenze e dei saperi nella città. Per chi non conosce ancora Alexandro, facciamo anche parte del forum Associazioni Culturali di San Donato. Siamo nel comitato San Donato Smart City, in San Donato Condivisa, promuoviamo lo scambio di libri nel territorio con l'utilizzo del servizio BiblioShare e siamo un giornale online con il suo nuovo direttore responsabile Edoardo Stucchi. Abbiamo idee anche per il futuro. Stiamo lavorando affinché si possa creare un patto di collaborazione con l'amministrazione comunale, le forze dell'ordine e i cittadini per istituire un canale bidirezionale per segnalare atti di violenza, infrazioni del codice della strada, abbandono di rifiuti e istituire la figura di cittadino responsabile. Per le prossime elezioni amministrative, oltre che dare lo spazio con video interviste ai candidati sindaci, vogliamo consentire ai cittadini di inviarci un video con la loro video idea di città, perché siamo convinti che dal basso che nascono buone pratiche di futuro. Ci sarà ovviamente il prossimo anno anche la seconda edizione di Nexando con ospiti illustri che ci daranno spunti per un futuro più attento all'uomo. Finisco con un mio pensiero sul tempo che ho imparato facendo Nexando. Quando qualcosa ci appassiona non lo facciamo solo per noi stessi ma anche per gli altri e si impara a non dare importanza al tempo. E quindi, dato che il nostro motto è siamo ciò che scegliamo, vi consiglio di liberare il vostro tempo per gli altri, condividere le vostre conoscenze. Solo così costruiremo insieme un mondo migliore. Grazie a tutti.